Mauro Engel, è la tua prima volta in Messico, non soltanto in Formula E, ma nell'automobilismo in generale. Cosa ti aspetti? Ma per quello che ho visto adesso, per adesso è veramente un circuito bellissimo, poi un impianto bellissimo, diciamo, che quindi veramente bello. Poi ci aspettiamo tanta gente, tifosi che sono molto, ci tengono col cuore alle gare di automobilismo, e quindi penso che sarà una bella gara. Per noi cambiamo le gearbox, il cambio. Cambiamo i cambi, quindi prenderemo una penalità di 10 posti in qualifica, però speriamo che adesso aumentiamo la fiabilità, e quindi speriamo di andare bene, e l'obiettivo è di tornare nei punti. Quindi a Hong Kong siamo andati nei punti, le ultime due gare purtroppo non abbiamo potuto finirle per motivi di fiabilità. Quindi cerchiamo adesso di tornare ai punti e fare una bella gara. Beh, la scelta di fare questo cambiamento tecnico e prendere 10 posizioni di penalità dopo le qualifiche, fatta in un circuito come questo, è meglio di altri, perché qui c'è la possibilità di sorpassare. Sì, penso che qui c'è assolutamente la possibilità di sorpassare. Il retterino lungo, poi abbastanza largo, quindi vedremo. Però l'obiettivo è comunque lo stesso, fare la migliore qualifica possibile. Speriamo di aver fatto un passo in avanti. Penso che il ritmo a Buenos Aires era abbastanza buono, purtroppo non avevamo potuto mostrarlo per i problemi tecnici, però penso che possiamo essere fiduciosi qui di avere un buon ritmo e di partire anche con le 10 posizioni di penalità in un posto comunque che ci permette di andare ai punti. Hai già fatto la camminata sul circuito? Sì, sono stato a vedere stamattina e infatti penso che è un circuito bello, che non è facile. Hanno fatto dei cambiamenti piccoli ma buoni anche rispetto all'anno scorso. Compreso l'asfalto nuovo? Compreso l'asfalto, anche qualche muro in certi posti dove si tagliava un po' troppo. Quindi penso che siano stati i cambiamenti giusti e speriamo una bella gara. Grazie. Grazie.